Eravamo rimasti ai nostri eroi che vanno contro il pericolo de faccia. Ma il pericolo talvolta si presenta con la faccia di un piccolo angelo. Ehi Ricci! Ah bello, buon autografo. Famo un Instagram stories. Un freebooter. Ma leva de gnappetta, mi stai dando del freebooter? Porta tuo padre che gonfio lui. Eccolo. Ma lei non è il mostro che vuole sbudellarci? No! Dicevo che odio i freebooter! Come te! Oddio, scus! Ma le guardie di pubblicità? Io mi sento affine a Ricci del libro, non a sto tizio. Io questo non lo conosco. Ma pure sto ragazzino! Ma non gliela... Ma non gliel'hai mai detto che non si fissano in modo creepy gli artisti? Che so strani! Ma chi cazzo sei? Il nipote di Jim Carrey? Vaffanculo, mo te gonfio davvero! Ma che scena era? A parte le cazzate, tensione sul ragazzino che chiede un autografo! Il misunderstanding! C'aveva ragione poi, nel film i testi non li scrivo io. Bravo film! Sei riuscito a farti odiare da me in 5 minuti! Perché parto sempre felice e poi l'abisso? Esco nel blu e entro nel nero! Citte! In teoria, qua il piano sarebbe andare in contra It da soli, come fecero la prima volta da bambini. Nei luoghi dove It ciccia fuori, tipo la casa al 29 di Nable Street, la statua de Paul, vedemo quello che fanno. Prima si rendono conto che Stan è morto. E te fanno vedere che l'aveva scritto It sul muro. Per un secondo, però bello. Lo volevo dire prima, manca qualcosa. Ma ci sta. Non lo sto a capire bene sto film. Famo che il giudizio è ancora in sospeso. Durante una partita di baseball, la piccola Victoria si allontana per seguire Trilli. Fatte via Limotta. Che la porterà verso l'isola che non c'è oltre l'universo conosciuto, i Pozzi Neri. Non ce vengo. È un Happy Meal? Lo vuoi? No! Gli allevamenti intensivi fanno schifo! Hai ragione, io infatti a Derry li faccio mantecare, ragazzini. Ciao! Aia, Moita se incazza! Io ho voglia di piangere. Un adulto non dovrebbe piangere, si contenga! Mi prendono tutti in giro! Per la mia faccia! Lo sai anche a me? Uso sì! Per questa! Ah, ma una voglia quella! È tutta una fillerata sta storia, quindi boh. Pensavo fosse il rossetto della madre che gli aveva dato un bacio. O sarà sporcata di qualcosa. Pensa te! Ma poverina! Itta sei proprio! Alla ricerca dei bambini coi problemi! Più facili da cappottà! E meno male che hanno messo sta fillerata e non Dorsey e Eddie Corrocan. Corcoran. Dorsey e Eddie. Un altro Eddie. Oh, ma tutti gli Eddie. Niente. Poro Toro sei soprattutto. Ci voglio pensare. E manco tu dico, mi piace troppo a male. Leggi il libro. Meglio questo. Dai, magnatela su. E voilà. Ma Cristo santissimo. È stat di parola comunque. Via la voglia. De vite. A Juniper Hill, le guardie pensano i cagnolini, mentre gli squartano i pazienti. E Harry Bowers. Madonna Harry. Guardate com'eri. Guardate come sei. Ma pari tu zio. E va. Vade. Ad aspettarlo c'è It, stavolta sotto forma di Bletch, mentre qua è sempre Patrick. Pure lui va a raggiungere l'allegra combriccola, che anziché annaffa le sfide singole, ancora sta qua a discutere volesse ne annà. Ancora? Ma che cazzo siete venuti a fa allora? E guarda Bev come Bev. Mentre Ben gli fa delle domande che veramente manco dell'edit. Dimmi qualcosa che hai paura di dirmi. Levate che me la stai a fascenne? No, quello che hai visto nella profezia. Tu già sapevi. Sì, è vero, l'aveva visti da adulti. Ma è una cosettina rispetto alle robe grosse che hanno tagliato. Me sta rivenendo in mente. Perché lo sapevi? Perché vostro... Perché ho visto tutti noi morire. No, non l'hai mai visto. Mo che è sta cazzata? Non è l'unica che diranno, perché Bill e Mike vanno in biblioteca. E la balbuzie di Bill peggiora. La balbuzie. No, 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 no. No, no, è falso. Finalmente arriviamo a un po' di trama. Strana qua, ta dico io. Come ti ho detto, Mike ha investigato ed è andato a parlare con i più anziani di Derry. Quelli che hanno assistito o fatto cose. Ha parlato almeno con quelli che volevano parlare. Mica tutti vogliono. Perché a Derry così si è sempre fatto e sempre così si farà. Fatti i cazzi tua che It non te se magnerà. Se tu ti prendi cura di It, It si prende cura di te. Ha investigato sugli strani avvenimenti successi a
Derry ogni 27 anni, tornando sempre più indietro. Mo stiamo nel 1985, lascia perdere film. Ci sono stati gli episodi del 1958, che sotto i 5 scambiati, tra l'altro. Ma prima di quello, 1929-1930, il primo fatto strano successo, ti spiega come funziona questa amabile città, è l'inciascio della banda Bradley nel 1929. Altri Bradley, non c'entra niente l'amico. L'inizio del ritorno del male, così come lo è stato Mellon adesso. Si inizia sempre col botto e si finisce col botto. Insomma, sta banda arriva in città e chiede dei proiettili. E il negoziante gli fa, sì sì, torna domani. Solo che l'indomani c'è sta tutta la città coi fucili. A fasse giustizia da soli. Che personcine carine. Il più grosso avvenimento che successe è quello causato dalla legione per la difesa della rispettabilità della razza bianca. Questo l'hanno tagliato chissà perché. Ai danni del punto nero, un club di militari di colore. Glielo racconta il padre di Mike questo. La legione arrivò con un'auto verde e dietro fuoco a tutte cose. Lì 27 commilitoni della sua compagnia e un sacco dal altra gente morirono bruciati. E tra le persone, il padre di Mike vide uno che se lo portò via un uccello. Un uccello come quello che vide Mike. Strano. Ma anche questi della rispettabilità bianca erano cittadini di Derry. Che vicinato squisito. Ma perché non sai che 27 anni prima, nel 1905, al locale Il Dollaro d'Argento, tra tutti i nomi, un certo Cled Arox massacra della gente. Che gli aveva fatto tutte cose. Quindi si vendica e tutti, dentro a sto locale, lo lasciano fare. Oste, un gingerino! L'unica cosa che gli dicono è di chiudere la porta. Dai che entra la puzza. Scusate, questi sono i cittadini de Derry. Liberté, égalité, omerté. Anche se Claude aveva i suoi motivi, magari. Non si fa, è sbagliato. Hai ragione, linciamolo. E così fecero. Imboccarono da un sceriffo dopo che lo catturarono e lo impiccano. Liberté, égalité, giustizia privé. L'evento più importante nel 1905 invece è l'esplosione delle ferrerie Kitchener. Che è una presa male rara, raga. Perché i lavoratori organizzano una caccia alle ova di Pasqua. Ci stanno tutti sti bambini felici a cercarle. Boom. Esplode, tutti morti. Ecco perché l'ovo nel primo film. Adesso lo capisco. In sostanza, il periodo in cui appare It varia, ma diciamo che ogni 27 anni sta in giro per un anno e qualcosa. E andando indietro proprio retromarcissima, fino a cercare l'inizio, la prima apparizione di It sulla Terra. Ma già la sappiamo. Come arrivò It sulla Terra? Lo scoprirono da bambini, grazie alla capanna sudorifera Lock Style. Fecero questa cerimonia del fumo dei nativi americani, bruciando della legna verde per fare tanto fumo. E tra tutti, chi ebbe la visione? Fu Richie, che s'accecò pure col fumo. Ecco perché vede occhi nelle sue paure. No! Qua l'ho avuta io la visione. Sono andato dagli Zinker. Dagli indiani pure qua. Ma ci è andato da adulto a drogasse strong. Ma qui dicono una frase importantissima, attenzione. Tutti gli esseri viventi devono rispettare le leggi della forma che abitano. E ce lo spoileri così. Il motivo per cui It è uccidibile. Che poi così non si capisce un cazzo. E sempre Ricci, no Mike, vede l'arrivo di It sulla Terra. Perché It questo è. Un alien atterrato come una meteora. Come una catapulta. Non proprio un alieno, meglio. Ma una cosa alla volta. Poi ho sentito una botta fenomenale. Babum! Atterrò in una zona che ora è il centro di Derry. Però sotto. Per questo si muove usando le fogne labirintiche come strade. Usando dei posti come accesso al nostro mondo. Quelli dove sono successi i fattacci, le ferrerie, le tane dei Morlock, come le chiamava Ben, cioè i pozzi di pompaggio dell'acqua. Ecco perché Georgie l'ha beccato nelle fogne, Bev l'ha sentito dal lavandino, passa attraverso gli scarichi. Come il basilisco? Sì. Hai capito come lo scoprono? Drogandosi de fratte, da minorenni. Buona cazzata? Può essere. Dopodiché Ricci vomita schiuma verde. Invece qui, sciocco piua.
Come? Shokopiwa! E dove hai trovato sto manufatto? Sotto il fiume Ngube? Che cazzo sono sti Shokopiwa? Te l'ho detto, fa ride sto film. Ah, ma tu intendi Shokopiwa? Beh sì, con it ha senso. No! Anche perché it ha un sesso. Nel libro ricifatto, qua manufatto. E anche Bill vede quello che vide mai. Per questo legame che hanno i perdenti. Perché sì, hanno una sorta di connessione mentale. Shining. Per quello? No. Sempre per le radici strane. Mike droga Bill. Dai cazzo Mike. Spacchi i tavoli, droghi la gente. Mi alimenti gli stereotipi. Bill vede la bestia che è dentro di lui. No, questa è quella dei Gatsu. E lei, guarda. No. Credo sia Manitou. Manitou. La presenza malevola che combattevano sti indiani di cui hanno letto, che poteva assumere la forma di diversi animali. Gli himalayani la chiamavano Taleus, un essere malvagio che assume le forme delle tue paure. E come si sconfigge? Col rito di Chud! Eccolo! Mo me lo fai vedere? Al secondo film? Facciamo che va bene. Stanno cercando di recuperare. Hanno voluto farlo più spettacolare, con sta CGI. Da bambini hanno trovato un libro dove leggono del rito. Fine. E invece qua Mafuba. Spieghiamo veramente cos'è questo famoso rito di Chud. Così quando te ne vai da qua sai tutto. Poi fa bella figura che è amici tua. Oh. Preparatevi perché, come tante cose di sto libro, non ha senso. Senti. Ma questa poi è della tradizione himalayana. Vabbè. Praticamente devi mordere la lingua di It. E poi un freestyle di cazzate. Chi ride prima perde. Serio, zi? Sì, questo è il rito di Chud? Una gara de pernacchie? Lo dicono gli himalayani. Ma non è che è una boiata frutto de menti rimaste troppo a 7000 metri d'altezza? Può essere. Ma anche questo forse non è che funziona veramente. Funziona perché ci credono. Però quando lo facemmo da bambini eravamo tutti a 7. Come famo senza Stan? Dovevamo tenesse Bradley, lo vedi? No. Forse il ruolo di Stan era solo quello di farci tagliare col pezzettino di vetro. Forse il suo ruolo era solo farci promettere. Rimane solo da convincere l'altri. Sarà facile per te, Big Bill. Ma so più basso di te, Big cosa. Ma tu sei il boss, il Griffiths della compagnia. Fidate chi cappottavo. Beh, intanto rivela cosa ha visto nei suoi sogni. Ho visto tutti noi uno per uno mentre facevamo. Facevamo cosa, Bev? La stessa fine di Stan. Continuano a spingere su Bev che ha visto i pozzi neri. Ma che sono i pozzi neri? E continuano a dire che Stan era debole. No! Era quello che aveva visto le cose. Che non voleva sapere niente, non c'entrava niente, lumacorno style. Stan voleva solo dimenticare. E mi sto cominciando a incazzare, film. Perché la stanno mettendo tipo: se non uccideremo It, morimo noi. Quando in realtà loro vogliono ucciderlo. Vogliono fermare questo ciclo. Vogliono proteggere i pampini. Vogliono le scelte. Sono pronti a morire l'uno per l'altro. Che cazzo butti in mezzo Final Destination? Mike, guida di Derry, li porta a spasso. Più precisamente nei Barren. Quanti ricordi. Quanti tuffi nel piscio e negli scarichi delle docce di Derry. Mentre parlano del club. Sì. Dai, torno presa bene. Il fosso coperto costruito da loro, sotto la supervisione di Ben. Parlano pure della battaglia dei sassi. Lapidazione! Umiliazione per la Bowers Gang! Ta ricordi, importantissima! Perché segnò l'entrata di Mike nel gruppo. Lo sentivano che mancava solo lui. E non Bradley. Che schifo! E lo sentono anche adesso. Che quello che hanno fatto i bei tempi del primo film e quello che hanno fatto dopo nelle loro vite non sono il risultato del libero arbitrio. Ecco il club! Rimasto intatto, in realtà rimane solo la porta. Te pare è distrutto quando ci tornano. E per fatelo vedere, visto che non l'hai mai visto. Scene inedite su scene inedite dei ragazzini che sicuro hanno fatto i tempi dei Tuno. Questi crescono in fretta, eh? Te fermi! L'hai rotta! Ma non è vero! Invece sì, col naso! Guarda che naso che c'hai! Perché sei ebre! Dai, un umano non può avere un naso così esagerato! Io la sto a mettere un po' così, ma tutti bullizzano Stan! Stan ha preso il posto di Bradley! Perché mi sfondate le personalità di Eddie, Stan e Richie? Soprattutto a sti tre proprio, gli altri alla fine! Mi sa che l'estremo gesto l'ha fatto per non rivedere voi! No, It! Devono trovare i ricordi della loro infanzia perduta!
fatta. Quindi dividemose. E gliele avete fatta becca itta circolarmente. Beverly va alla sua vecchia casa per andare a trovare suo padre. Perché te chiederai? Pure io. Eppure lei nel libro. Ma ora la casa è abitata dalla signora Kersh. Anche se lei era sicura ci fosse scritto Marsh quando è arrivata. Un'amabile vecchina che gli fa vedere casa. Il luogo dei ricordi più belli. Tipo quando il padre l'accusava di aver ucciso la madre. Ma mica so Tyrion. E la madre è viva. Non gli date una scusa a questo, questi cliché. Ti odio perché ti addosso la colpa della morte di mia moglie. Per favore. No. Che schifo. Mi preoccupi molto, Beth. No. Chiudi gli occhi. No. Al Marsh usa profumino. Cringe, ma meglio delle molestie. Torniamo al presente. Bev riapre il suo vecchio nascondiglio segreto, ormai loft per le blatte, ritrovando la chiave per la cantina di Eren. E Laiku! Oh. Mentre la vecchia in background si sente male. Bev, fa qualcosa! Questa signora, che sembrava tanto caruccina e ordinata, ora sembra un po' più inciafrugliata. Miss? Presidente? Vado a prendere i biscotti. Nuda. Guardi le foto di mio padre. Non somiglia a qualcuno? Non somiglia a me? No, già con la vecchia nuda mi sembrava rec. Ma qui Tristana Medeiros fa una capatina in sto film. In teoria dovrebbe essere la striga di Hansel e Gretel. Altra fiaba classica di cui Bev aveva paura da piccina. Attenzione, Bill Skarsgård, senza trucco. Tu non hai ancora salvato nessuno di loro. Io non devo salvare un cazzo di niente! Perché mi state a dare ste responsabilità filler? Parliamo di quello che ho fatto da bambina! No! Famo le faccine! Tocca a Ricci riaffrontare It da solo. E qui, siccome l'hanno ambientato nell'89, dagli con le Stranger Things vibes! Spacco le corna! Fine Stranger Things vibes! Mi sa che qui alludono al pezzo dove lo inseguono. Ma Ricci sfugge a Harry, che fa sempre figure de merda, poveraccio. Ritrovando davanti alla statua del vecchio Paul, fondatore della città, che gli fa il pezzo out. Un classe 7 metri, numero magico. Sì, comunque, allude a quello. Ricci riesce a scappare strappandosi la giacca verde. E nel libro si accenna al fatto che abbia un tumore al cervello. Almeno lo dice Pennywise. E infatti volantino tanto carino. Ma basta, sempre io nelle robe funebri. Non vi piace mai quello che faccio io. Non sono abbastanza per voi. Mi avete lasciato qui a Terry, solo, con tutti quei bambini da magnà. È stato bello. Sai cos'altro sarebbe bello? Dire il tuo piccolo segreto. Oddio, ma che sai che ogni tanto do una botta se siamo capiti, citta nel libro. No, quello, ci sono i bambini. Quell'altro segreto. E quale? Un'altra fillerata. Non me ne frega niente, ciao. E non me li lascia qui, dai. Gioca con me. Oddio, è tutto strabico, eh? Guarda cosa hai fatto. È il turno di Bill di rischiare la morte. La macchina è It. No, è Bill scemo. Attraversa la strada passando davanti al negozio Rose del terzo piano, pensieri di seconda mano. E i cari si dà vita, ma forse no. Chi trova in vetrina? Proprio lei, la Nimbus 2000. No, Silver, la sua vecchia bici. Altra cosa para al libro. Tranne che prima parla col se stesso ragazzino, praticamente. Un bambino spericolato come lui lo era con Silver. Solo che questo ha uno skateboard verde. Ed è sto ragazzino a dirgli di sto negozio. Qua però è Bill ad avere la camicia verde. Ma signori, cameo dei camei dei Chopar, il negoziante è Zi Giacomina! Stephen King! E così tu sei uno scrittore famoso e coi tuoi libri ci fanno i film miliardari. Come mai? Però io so vero. Che te serve? Usa il dito, quella. Vuole che le autografi il libro così da farlo aumentare esponenzialmente di valore? Nah, i soldi mi fanno schifo. Tranne questi. Ocio però che è scassatissima. Pff, questa bicicletta era così veloce da battere il diavolo. O chi gli somiglia? Grande cheat. Hi ho Silver!
Aio Silver! Altra grande cheat! Mi sta ripiacendo il film, cosa succede? Citazioni belle, che fa Bill? Che rivede la sua vecchia casa. Quindi dai de flashback. De George. George Clooney. Dalla casa esce il bambino con lo skate! Ma l'hanno messo allora! Bill si ferma a quel dannato incrocio, facendoti vedere il suo senso di colpa per la morte del fratellino. E che nelle sue storie da scrittore, dietro ogni mostro si nascondeva lui. Citte. La colpa te fanno vedere misto alla rabbia verso It. Mo scendo e te faccio un culo a guscio de testuggine. E se non hai il culo, qualsiasi cosa ci assomigli! Ti mozzico tutte le protuberanze! Ma per il rito dei shoot! It si impaurisce e gli ridà Giorgi. Eccoti finalmente, vie! Ancora che caschi a ste cose! Ma che ha vissuto nelle fogne 27 anni? La tartaruga non lo può aiutare, Citte! Perché non è ninja! Non abitano con lui! Forza, prendi la mano! Prendi la mano! It prende la mano. Bill instantly sepent. No, moglie stacchia il braccio però. No, arriva ragazzino con lo skate, che è lo stesso che ha spaventato Ricci. Ma che mischione è? Signore, volevo dirle che sono ancora abbastanza scosso dall'ultima volta. Date subito, ti mangiano i comunisti! Ah! Questo se non se lo via Itta, se lo via Uniperil. Non ti avvicinare alle fogne. Non parlare con gli sconosciuti. E soprattutto, non parlare con gli sconosciuti nelle fogne! Ma lei è uno sconosciuto. Il ragazzino però si fida e gli racconta che anche lui sente le voci. Paro paro al libro. Bill cerca di rassicurarlo, sempre però mettendogli le mani addosso. Ce la fate a parlarmi senza imbruttirmi? No! Scappa dalla città! Porta i tuoi genitori! E se non vogliono, lasciali qua! Ok? Ok? Dammi retta! Anche io sono un bambino come te. Mi chiamo Edwin, che ho i calzini rossi! Stai attento, anche se non si può essere attenti su uno skateboard. Ben va in biblioteca, il posto che amava di più a Derry. E in quadraturina a una tartarughina. Qua mi sa che sta nella classe de scuola, ma vabbè. Anche lui rimembra le sue grandi membra. Full! Ecco Itocio! No, è Bev. Potresti cambiare vestito? Lo faccio, non lo faccio. Lo faccio, lo faccio. No, non lo faccio. Vabbè, lo faccio. Hai fatto... male. Oh, poverino. Niente di personale. È che sei un pochino tarchiottino. Lo so. Sovrappesino. Non dirmelo. Baffutello. Ho detto basta. Panzerottone, ciscione, palla de merda. Beh, hai reso l'idea? Piuttosto che sta con te, me do fuoco. Forse ci avevamo preso prima. Non è Bev, è It. Anche se Ben da piccolo vede una mummia. Sempre altro grande classico dei cattivi. Non Bev Ryder. Ben in futuro diventerà anche uno degli sviluppatori di Dead by Daylight. E sa come nascondersi. Ma It è là dietro. No, è un poster. Ben ne s'affaccia. Ma che mo mettono dietro It? Hello, motherfucker. Dai, ma veramente? Dovrei spaventarmi. Ma... lo sai cosa sono venuto a fare sulla terra, Ben? Te lo dico? Cito il libro. Sono venuto a rapire tutte le donne, a sdubrare tutti gli uomini e a imparare il twist! Let's twist again! Cheat vera! Ma cosa? Mi sa che non mi hai detto tutto! Baciami, scioccone! Vabbè, Sagava, il pezzo da adulto dove vedeva Dracula, non te lo fanno vedere? Perché devono sta sempre a rintignare su Bev e questo ettagono amoroso che è It. Ittagono! Ma lei pensa a Bill? Eddie si reca in farmacia a prendere le importantissime ricariche del suo inalatore. Se no, se strozza! Anche se nell'altro film è già venuto a sapere che la sua medicina è solo acqua con canfora per dargli un sapore de medicinale. Idrox si chiama! Idrox, Eddie! Idrogeno e ossigeno! Vuol dire acqua! No! È un Pokémon! Idrox, scelgo te! Uno stratagemma della madre per fargli credere d'essere malato e tenerlo sotto controllo. Ma te rendi conto? Ma quando da bambino scopre che non gli serve l'inalatore, quasi guarisce! Ma la madre s'accolla! Allora Eddie fa air trade. Io continuo a usare l'inalatore, anche se non mi serve. Ma tu me fai vedere l'amici mia! E la madre abbozza! Nel film glielo disse Greta Bowie, ma in realtà nel libro glielo dice lui! Il dottor Kini! Ma quanto ti sei fatto carruccio!
Grazie, vorrei ricambiare il complimento, ma... Adesso te do la medicina. Coglione. Ma che è questa che era da Bowie? Tra l'altro Ricci c'aveva una cottarella. E lei da adulta? Non lo so, perché il film fa battute sul tumore al pene. Io rido. Eddie! Mamma, non davanti a Greta Bowie! Ma non c'è più Greta, non c'è più la farmacia! Questa è l'aula dei pozioni! Eddie prima si spaventa da solo. Poi va a salvare la madre. Attenzione, si è fatto becca! Il fantasma formaggino Pippo Freebooter! No! Il lebroso! Scappia Depp! Un grande ritorno! Direttamente da Nailbot Street! Te lo ricordi? Lo inseguì là intorno. Oh! E mentre lo inseguiva gli urlava pure: "Citte, un pompino, ti faccio un pompino". Stephen King, che cazzo di problemi hai? Eddie, sbrigati! Mi sto sbrigando. Eddie, se ti fossi allenato all'uncinetto con mamma, le tue dita sarebbero più agili. Faccio quello che posso. Cosa ho fatto per meritarmi un figlio che non si preoccupa per la propria genitrice? Io faccio tutto per te e mi ripaghi così. Non sei capace di far niente. Vaffanculo tu e mammi. E gliel'hai fatta, Eddie. Attenzione, ecco a voi il rito di Chud. Mozzica, mozzica! Tu vai, Eddie, bravo! È ora di aprire la luce e spiccare il volo! E l'ha spiccato, ma poi è tornato dal lebroso! Allora mi ami! Un po' più! Basta! Eddie non ci vuole più sta e prende in mano la situazione! Nelle mani! È diventata una cosa brutta, eh? Un tizio che se la prende con un povero barbone malato! Sono potente! Ma sono riuscito a freebootare sia l'esorcista che Deadpool in una botta sola. Ma c'aveva la bocca aperta, si è mangiato lo sbratto. Sbratto io adesso. Via dalla farmacia! Ecco la Greta adulta, ma lo vedi che ci avevo preso? Non mi sfugge niente. Tutti quelli rimasti a Derry sono sbocciati proprio. Tornato pure Eddie dal suo rendezvous con It, Bill e Bev se guardano. E calla, 5 minuti buttati per bacetti de merda. Ma arriverà finalmente la scena più divertente del libro? No, fine, ma dai! Qui Bev e Bill concludono! Ma non te dico altro, non te voglio spoilerare, ci vediamo dopo. Nel film ci aspetta uno skateboard confuso. Il sangue dovrebbe fluire in basso, non in alto. Bill cerca di spararlo, scoprendo però che It se vuole magnare il ragazzino! Quello dello skateboard, qua vitale per la trama. No, te legge mezza volta, ma ok. Devo annà. Chiamiamo l'altri. No, io sono l'eroe, devo fare le cose da eroe. Ma devo annacce tutti. Oh, Mary Jane. No, lì nipote. No, Ginny. No. Dai, muovere per casco, figlia bella. E va da It. Mentre Richie ancora se ne vuole annà, dopo quasi 2 ore di film. L'hanno fatto cagasottino. Ma vai, vai, che perdemo te. Ma arriva Harry. Da Eddie. Chi sei te? Harry Bowers! Ma non sei te, dai! Le coglioni! E basta, ho capito, eh! Così impari a tirare sassi! Avevamo 11 anni, la vita va avanti, fratello! Dovrebbe andare prima da Mike. E dovrebbe essere già sfragnatissimo perché ci ha combattuto. Infatti Mike è all'ultimo pezzo delle fogne, non ci dovrebbe stare. Sta all'ospedale. Ma vabbè. Poi va da Eddie! Tanto a Harry gli vanno bene tutti del club dei perdenti. Perché lui, per un motivo o per un altro, ce l'ha con tutti loro. Ma soprattutto con Mike! Chissà perché! Non lo diciamo, che se no mi bannano. Ti posso dire però che è stato rincoglionito dal padre, che per le sue mancanze incolpava il neg oziante vicino. Regà, non è per far battute su ste parole, ma perché sono tutte shit. Voglio che sia chiaro che lo incolpava per sti motivi, capito? Quindi non è che voglio scherzare su ste cose. YouTube, cronaca, recensione, parodia, doppiaggio. Tutte e due avevano un'azienda agricola, ma quella del padre de Mike andava meglio, perché lavorava di più. Considera che Harry a Mike gli ammazza pure il cane, mortacci sua, e il padre che fa? Lo premia. Capisci che io me la più col padre, anche con Harry, eh? Ma non te dico che ha la sindrome de Draco, ma tra il padre che l'ha rincoglionito col razzismo fin da piccolo e It che gli alimenta i sentimenti brutti, è anche un po' colpa dell'environment in cui è cresciuto. Bisogna riqualificare le periferie. Vabbè, combattimento Harry-Eddie. Eddie lo ammazza, ma si sfragna un braccino nel durante, come da piccolo, almeno nel libro. Qua invece s'accagnata in faccia.
E poi se taglia, Harry. Se taglia dopo che lo taglia. Ma è surreale sta cosa. È metacinema. Fa troppo ride sto film. Lo tiri fuori cortesemente. Ti ha lasciato l'arma. Ah, è vero? Ridammela! Ok. Ma mica uscirà così de scena, Harry. Ma è una parodia. Ubbia per culo. Per mallet e da soggetti. Ma che... Chiama l'Artri, tranquillo. Mentre Harry se ne va. Ah, ok, non lo fanno mori qua. Ma se tira fuori un coltello dal petto, è un fakiro. Bill se n'era nato perché corre alla fiera con Silver. Che tratta di merda, ma la smetti di tirarla? È già la seconda volta! Tu ti prendi cura di lei, porca puttana! La ripari! Gli rimetti le carte da gioco tra i raggi per fargli far rumore insieme a Mike, che scarta un mazzo nuovo, ma purtroppo gli casca per terra. E le uniche carte rimaste a faccia in su sono due assi de picco. Trovati in un mazzo nuovo, due assi de picche uguali, mazzo nuovo, due di picche sovrannaturale proprio. Vabbè, corri a cercare sto bambino, perché lui ci pensa ai bambini. Venendo catapultato in Enter the Scooby-Doo. Sto ragazzino, che secondo me vorrebbe scappare da sti adulti arrivati in città che lo stanno devastando psicologicamente più che dal mostro, si diverte nella stanza degli specchi. Ma purtroppo lo trova Bill. Ah! C'è Pennywise! Ah! Meno male, signor clown, per favore mi salvi! $6.66 su OnlyFans. E se lo magna! Ragazzino con lo skateboard. Sei sopravvissuto al libro, ma non al film. Ricci intanto, mentre coraggiosamente scappa, si perde nei ricordi pure lui. Di quando disse a Stan: tu hai ammazzato Gesù Cristo, cheat del libro. E lui gli rispose: so troppo piccolo, è stato mio padre. Altra cheat, non voglio sapere niente. Ma qui mi sa che vogliono farti intendere che Ricci è gay. So già un po' di scene. Ma che sta a scrivere? R più L uguale J? Fan di Got? Piange per il devasto dell'ottava stagione? Non lo so, e manco me ne frega niente. Prima ero incazzato, adesso sono preoccupato. Tu mi preoccupi, film. Non stanno dicendo quasi niente della trama. T'ho solo scene dei hit che fa cose. Flashback romanticini cringini. Ogni tanto, ma proprio una ogni 20 minuti. Una frase di trama, pure mezza sbagliata. Sciocopiua. Non riesco a dirlo senza ridere. Boh. Vabbè, il senso è che sti ragazzini, grazie al loro legame, hanno la forza di andare contro i genitori che vogliono tarpargli le ali. Bravo, Steph! Ti sei rovinato giusta alla fine. Un per niente sfragnato da Harry Mike è in biblioteca. Tocca al suo flashback. E da quello che ho capito, nel film il padre ha dato fuoco a casa sua e si è suicidato con la madre. Per questo vede le mani bruciate. Ma io pensavo fossero le ferrerie, già te l'ho detto. O ancora di più il punto nero. Ma perché? Ma che dà in più al personaggio? Ma la smettete di stronzate e dite una cosa del libro. Stanno a di solo stronzate. Ecco Harry, è andato prima da Eddie e poi da Mike. Watch out. Ce l'hai con me perché così imparo a tirare sassi? No, perché sei ne... Tuo padre ti ha reso così! Puoi cambiare! No, non è mio padre! È che ho letto la Bibbia! Sì! Voi siete così? Oh! Perché Cam, figlio di Khmer, figlio di Noè, vide il padre nudo e ubriaco, mentre gli altri due figli abbassavano gli occhi. Così Cam e i suoi discendenti furono condannati ad essere taglialegna e portatori d'acqua per tutte le generazioni a venire! So dici te, Bibbia. Cheat pure questa, eh? Nel libro c'è sto estratto. Comunque, vabbè, basta che ci fate vedere un po' d'azione. Dai! Morto. Ucciso da Ricci. Ma cosa è servito Harry in questo film? Cioè, in teoria è lui quello che spinge il gruppo nelle fogne. Sia allora che adesso. Anche se adesso è più Tom Rogan a questo ruolo. Ma non si è capito niente di lui. Morto così? Vabbè, in teoria muore peggio di così. Gli colano occhio, lasciamo perdere. Si sono riuniti tutti tranne Bill. Chiamamolo. E uno meno attento potrebbe dire: perché non chiamate invece la polizia? Che ho lasciato così? Ma difesissima! Sì, ma non a terra. A Terry succedono cose, a chi var gabbio. Fa una fine barbina. Tu ricordi Claude Erox? Ecco,
qui si spegne Harry Bauer. E la grande verità è che era così arrabbiato non per l'influenza dei Hit, non perché il padre era un razzista analfabeta, non perché ci ha solo preso le pizze da sti ragazzini ogni volta che l'ha incontrati carci sulle giade d'Oriente, sassi in capoccia, figure di me, ma perché, beh ve lo vede con i suoi occhi, c'è scritto, lo scrive Stephen King, perché Harry ha il pene piccolo! Pagina 857. Ah, mo veramente capito perché ce l'hai con me più di tutti. Salutato Harry, quello che se doveva fare Harry l'hanno fatto. Ora tocca solo andare da It e finire quello che avevano iniziato 27 anni fa. Ma lo vedremo nell'ultima parte. Scusate raga, io lo fallo uscire il 4 sto video, carco. Non gliel'ho fatta mai. Il 4, It 4, ci stava per il meme, ma niente. Halloween dura una settimana e qualcosa stanno, ma l'ultima parte arriva presto. La più cicciottellina, la più ben. Anche perché ancora non ho risposto a quasi un cazzo del tipo: come faranno a fare il rito di Chud? Ma è fisicamente una lingua da mozzicà? Sembra poco probabile. It è maschietto o femminuccia? È atterrato sulla terra, ma da dove viene veramente? Un sacco d'altre cose. Ma soprattutto quello che ha fatto Beverly! Bisogna aspettare il prossimo video, ma ne vale la pena. Oddio, forse.